Allora, 10:20, alle 11 noi dobbiamo essere già fuori perché chiude il locale, le persone smettono di lavorare, per cui dobbiamo essere assolutamente puntuali per rispetto della gente che lavora. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, se venite qua, 1 e 2, poi vediamo. Io posso parlare ad No, alta vieni qua, voce? vieni qua, vieni qua perché c'è gente anche dall'altra parte e non ti sento. Facciamo 10 minuti, domande, poi. Buonasera a tutti. Io volevo fare veramente due domande. La prima, se ci può raccontare tutti i documenti che sono stati raccolti dai giornalisti accorsi nell'albergo. So che sono stati raccolti, sigillati, spediti e hanno fatto una strana fine. Poi un'altra domanda era sempre sul personaggio marocchino. Vorrei che lei me lo confermasse o mi dicesse dove sbaglio. Marocchino, era, è stato anche un po' il fautore di quei traffici per i quali, è stato ucciso Mauro Rostagno. Dico bene? No, traffici d'armi che erano. Non marocchino, altri. Beh, insomma, la cricca è quella. Allora, sulla seconda domanda, no, questa notizia non c'è, non l'ho mai sentito dire. Sull'altra invece è molto interessante perché allora, i giornalisti che hanno recuperato le cose, la Simoni dice di aver preso tutte le cose personali di Ilaria, di averle messe tutte in uno zainetto e di averlo tenuto sempre con sé finché non l'ha consegnato agli ufficiali della nave Garibaldi la sera quando sono arrivati sulla nave. Questo materiale è stato sigillato, dopodiché durante il viaggio, probabilmente dopo che le bare di Ilaria e Milan, quei corpi di Ilaria e Milan e si erano riuniti ad Addis Abeba con la delegazione della RAI che era venuta a recuperarli per portarli a Roma, quindi quando si è passati da un volo militare a un volo civile, per capirci, da un aereo militare a un aereo militare ma civile, come gli aerei passeggeri che conosciamo noi, ecco. Lì sarebbe stata aperta questa borsa, rotti i sigilli e lì si dice che sarebbe sparita qualcosa. Io non ho quest'idea, io non ho quest'idea. Io ho un'idea molto precisa del fatto che, alla domanda che vi facevo prima, perché Miran è senza telecamera? Perché tutte le cose di Ilaria vengono trovate in una camera diversa dalla sua? Perché lì ci sono i passaporti, ci sono le telecamere, ci sono le cassette col girato? Semplicemente perché secondo me quegli stessi che sono andati a prendere all'aeroporto, li hanno fatti uscire clandestinamente dall'aeroporto militare americano, li hanno scortati fino all'hotel Safi, gli hanno sequestrato le loro cose, i bagagli. Bagagli che poi loro vanno all'hotel Amana, secondo me, credendo di recuperare. Perché ha fretta Ilaria? Perché deve fare il servizio. E se non ci sono le cassette, non ci sono i block notes, il servizio non lo fai. Allora sì che hai fretta di andarlo a recuperare, non puoi neanche aspettare la scorta, perché ti serve, devi lavorare, a una certa ora hai satellite, il TG è quello delle 19, anche quello dopo lo stesso, è l'unico motivo, è quello. E secondo me se sono sparite delle cose, sono sparite lì e in hotel abbiamo trovato quello che hanno voluto farci ritrovare, cioè praticamente nulla. Nulla, pochissimi minuti di girato per una settimana passata in Somalia. Gli appunti, sì, gli appunti di Ilaria, sì, quali? Quelli con i time code delle riprese che abbiamo trovato. E dico, questa non è un'ipotesi complessa, è un'ipotesi semplice, solo che anche qui in 25 anni non ho mai sentito di qualcuno che l'abbia fatta. Questo passaggio, quando dici dal dopoguerra ad oggi c'è qualcosa che non torna. La domanda che voglio farti io, nella vicenda Alpi,
quanto da un tuo punto di vista investigativo da giornalista ha influito, perché apparentemente è ai margini, la mafia siciliana. Hai accennato un attimino a Marcello Dell'Utri, ma io sentendo il racconto che hai fatto, sentendo alcuni aspetti e conoscendone altri un po' per l'impegno dell'attività antimafia, trovo delle similitudini spaventose, perché il falso testimone che fa condannare a 16 anni un innocente, ma noi ce l'abbiamo nel caso di Via D'Amelio, in Vincenzo Scarantino, che devia e porta al Borsellino, il quinto processo Borsellino. Il caso di quella foto e del controllo in due stanze sbagliate, l'abbiamo in modo agghiacciante. Nella questione Attilio Manca e nella sua assenza da chi l'ha visto, nella sua assenza dall'ospedale Belcolli di Viterbo, certificata invece come presenza da qualcuno che costituiva false prove al G8 di Genova. Allora, tutte queste cose qua, io ti chiedo, nel libro e nel tuo lavoro e quello che avete fatto, affiorano in modo più marcato o per me non ce n'è bisogno? Sento il mio accento, per me dire mafia siciliana e dire CIA è uguale. Io ti dirò che in base a tanti piccoli indizi che non possono, il lavoro del giornalista poi scava, però non è che ci vuole molto per vedere qual è il filo unico che collega il tutto, addirittura ancora prima del dopoguerra. È evidente che noi siamo un paese a sovranità assai limitata e quando ci si muove un po' troppo entrano in ballo anche le braccia armate non proprio tenere. Sì, è un argomento molto interessante e molto giusto, molto vero. Allora, intanto quello che dice, non mi ricordo il nome, Giorgio, cioè, si riconosce un certo modus operandi, no? Cioè certi modi di agire sono fatti in un certo modo perché si sa già a priori quale potrà essere la reazione, qual è la spiegazione ufficiale, qual è la sponda, e quindi vengono fatti in quel modo per quello, non c'è bisogno di mettersi d'accordo, già lo si sa prima. Le relazioni con la mafia siciliana. Allora, Trapani, io ricordo di aver fatto un articolo che avevo proprio in una monografia dedicata alla memoria di Mauro Lustagno, un articolo con Luciano Scalettari in cui dicevo che era intitolato Mogadiscio, provincia di Trapani. Intanto diciamo come curiosità che mentre Dell'Utri assumeva quei signori che si occupavano dei traffici con la Somalia, oltre che di molti altri, a lavorare a Publitalia, aveva un altro che lavorava per lui e gli faceva da esattore, che era Vincenzo Virga. Vincenzo Virga, boss della mafia di Trapani, e la mafia di Trapani è, al contrario di quello che si credeva prima, fosse quella di Catania, invece era molto di più quella di Trapani, l'area contermine fra poteri occulti e la mafia, cioè l'area dei servizi che si occupa dei rapporti con la mafia sta a Trapani, l'area della massoneria che si occupa dei rapporti con la mafia sta a Trapani. Trapani è un po' il grande buco nero da questo punto di vista, su cui sappiamo ancora molto poco, tanto è vero che Matteo Messina Denaro è ancora uccello di bosco. Ma la cosa interessante che volevo raccontarvi è questa. Dicevamo prima del 1991, no? Il crollo. Quando crolla Siad Barre, Ali Mahdi, che è il signore della guerra, amico poi degli americani, amico degli italiani, quello nel cui territorio vengono uccisi dalle Emiran, nomina un signore che si chiama Nur Helmi Osman, ministro della sanità. Questo signore nel 1991, cioè subito dopo la caduta di Barre, va a presentarsi a Roma presso una società che si chiama Finchart, per scontare alcuni 13 miliardi di cambiali della Banca Nazionale Somala, quindi farsele monetizzare da questa società,
in cambio della possibilità di fatto di smaltire rifiuti in Somalia. Ok? Questo signore ha una bella pretesa, perché la Banca Nazionale Somala è fallita, le cambiali della Banca Nazionale Somala non valgono nulla, ma la possibilità di smaltire rifiuti tossici o nucleari in Somalia invece vale molto. Questa società Finchart a Roma sta in via Fauro 43. Via Fauro 43 è esattamente il punto dove viene messa l'autobomba che esploderà il 13 maggio 1993, si dirà, e probabilmente è anche così, al passaggio di Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo che tra l'altro in quel momento rappresenta la voce critica all'interno di Mediaset rispetto al fatto che Berlusconi scenda in politica e che Publitalia venga trasformato in un partito. Ma la cosa ancora più inquietante è che questa Finchart ha in comune gli amministratori della sede con un'altra società che si chiama Finarma, ok? Che ha un'altra sede che non ha gli stessi amministratori ma ha lo stesso nome in via De Gasperi a Napoli, nel palazzo dove ha sede l'armatore della Moby Prince. Ok? Sarà un caso, sarà una coincidenza. Fatto sta che io lo scrivo su Avvenimenti nel 1995 e la Procura di Roma, ho visto io gli atti, ce li ho, perché poi sono stati resi pubblici quando è stata fatta la desecretazione da parte del Parlamento degli atti dell'inchiesta della Commissione Alpi, subito chiede alla polizia di indagare. Ma per quale motivo? Perché la famosa nave Scifco, 21 ottobre, la notte del disastro del Moby Prince, è a Livorno, insieme a altre 7 navi americane cariche di armi, navi mercantili militarizzate, e un paio di navi fantasma che non si è mai saputo che navi fossero. La polizia fa tutte le sue indagini, ricostruisce tutto, quando si arriva al discorso della Finarma, cosa scrive? Scrive: ma abbiamo fatto tutte le indagini possibili e immaginabili presso la Camera di Commercio e in via Fauro 43 non esiste nessuna società Finarma. E quando l'ho letto, io l'ho saputo anni dopo, quando hanno desegretato i documenti, che esisteva sta roba. Io mi chiedevo com'è che avessero fatto a chiudere il caso a suo tempo senza farne nulla. Io vi assicuro, se volete ve li porto, vi mando per email, fate quello che volete. Io ho le visure camerali dove c'è la Finarma in via Fauro 43 e di nuovo mi chiedo, ma quando è che succedono queste cose? Perché hanno trovato un'altra società Finarma che aveva sede in tutt'altra zona di Roma, che era fallita 10 anni prima e che tra i proprietari che aveva avuto c'era stato un ex terrorista nero coinvolto in traffici d'armi con paesi africani negli anni 60, dicendo che probabilmente il giornalista si era confuso con quella, perché in via Fauro non c'era. Allora, siccome le bombe non le mettono tutti i giorni in via Fauro, e secondo me non le mettono le autobombe a casaccio, anzi le auto quando devono fare qualcosa le mettono tutte in posizione strategica, l'abbiamo imparato qui l'altra sera sentendo parlare di cosa è successo in via Fani e di come hanno gestito i parcheggi e gli sparcheggi, e lì secondo me è esattamente la stessa cosa. Queste, terra nostra, queste sono le cose che fa la mafia. E poi c'è il famoso discorso di Jupiter, l'uomo della comunità Saman che faceva per conto di Rosario Spatola il tester della cocaina e dell'eroina, che quando Ilaria arriva a Bosaso, arriva anche lui a Bosaso e non si riesce a sapere dall'ONU, perché le liste dei passeggeri loro le tengono segrete anche dopo tutti questi anni, sembra che sia rientrato anche lui con lo stesso aereo. Quindi
però Saman Milano, Saman Trapani, Saman... I giri sono sempre quelli, non c'è... Direi che è ora di chiudere e io volevo però, prima di chiudere, perché appunto poi alle 11 dobbiamo già essere fuori, dov'è Bianchessi? Daniele? Ah, qua, vieni, t'ho visto. Salutare Daniele Bianchessi. Per questo che tra l'altro ho scoperto, io ero un lettore di avvenimenti, tutti i numeri ho preso. Sì. Ma devo avere qualche tuo libretto, tu sai quelle no. Pubblicazioni piccoline che faceva avvenimenti. No, quelle... no, proprio quelli piccoli di... No, però c'è fracassi che la prima di ringraziare Grimaldi, Bianchessi è venuto a trovarci, deve dare una informazione, una cosa interessante. Prima di passare la parola a lui, due comunicazioni. La prima, credo che i carabinieri di Favia Refugio Testi chiudano le pochissime indagini che hanno fatto sulla lapide di Lia che è stata spezzata. Vi ricordo quali sono i fatti. Una nostra iscritta domenica mattina 1 giugno vede che la lapide del comune di Milano, che in testa è il giardinetto di Via Armada a Gina Galeotti Bianchi, è spezzata. Noi facciamo un sopralluogo, parliamo con gli operai del cantiere, i quali ci dicono che quando hanno chiuso il cantiere sabato pomeriggio e sono andati a casa, il cantiere è quello della scuola di Via Armada, la scuola media Cassinis, la lapide era intatta e quindi è stata rotta fra sabato alle 5, non so a che ora sono andati via, e domenica mattina alle 10 quando la nostra iscritta ha fatto la foto della, e me l'ha mandata della, di questa lapide spezzata. Non è passata la tesi quindi della Lega, che tramite alcuni consiglieri di zona sostengono che invece sono stati sicuramente gli operai che poi non hanno il coraggio di dirlo, perché poi sarebbero richiamati, magari sono precari, magari no, questa è la tesi che è girata. E ovviamente noi non sappiamo chi è stato, abbiamo fatto la denuncia contro ignoti, però siamo nel quartiere in cui il murale di Via Maiorana è stato deturpato dal novembre 2014, quando l'abbiamo finito, a luglio 2017, quando c'è stata l'ultima deturpazione, per ben 9 volte, con delle svastiche, con altre scritte che noi puntualmente abbiamo cancellato e abbiamo rimesso a posto tutto. Però è chiaro che in un quartiere di questo genere pensare che la lapide sia stata spezzata non da degli operai che lavorano per un'azienda che tra l'altro, facendo un lavoro di rifacimento di una scuola per 16 milioni di euro, hanno anche un'assicurazione che può permettersi di pagare 300 euro di lapide, perché costerà 300-400 euro, una roba del genere, beh, è ovvio pensare che sia stato qualche teppista di chiara marca fascista, si diceva un tempo. La seconda cosa, la seconda comunicazione, prima di dare la parola a Daniele che vi racconterà cosa sta preparando, perché saremo coinvolti anche noi nella sua, è che sabato accoglieremo una spedizione che viene da Ravenna di un gruppo teatrale che viene all'ospedale Maggiore a fare un sopralluogo, delle foto, del convitto delle suore, perché l'ospedale Maggiore aveva Suor Mosna, medaglia d'oro della Resistenza, perché lei insieme ad altre infermiere, fra cui Lelia Minghini, poi rientrata a Ravenna dopo la pensione, hanno fatto scappare un sacco di gente, più di 100 persone che erano detenute nell'ospedale, fra cui una persona famosa, il dottor Torella, che è stato poi deputato comunista, eccetera. Quindi vi presenteremo il loro spettacolo appena è pronto, su Lelia Minghini, anche qui a Niguarda. L'ultima cosa, chi vuole avere le informazioni sulle nostre iniziative di settembre, mi contatta, mi lascia la mail che gli manderò tutti gli appuntamenti. Adesso Daniele ci racconta questa cosa su cui noi saremo sicuramente coinvolti, e poi ringraziamo Grimaldi per questa bellissima serata di storia. No, volevo ringraziare anche Luigi, perché la storia che ha raccontato è una storia a me molto cara, perché conoscevo molto bene Ilaria, era una mia collega in Italia Radio molto prima che poi avesse successo,
venne presa da Curzi nel serbatoio dei giovani ragazzi che lavoravano nelle radio e all'Unità allora. Quindi è una storia che però fa capire anche come ci voglia ancora lavoro, chiedere la verità e la giustizia non basta, bisogna anche poi andare in giro a cercare, come ha fatto Luigi, come ha fatto Luciano Scavettari, come ha fatto Maurizio Torrealta, come hanno fatto i genitori che oggi non ci sono più, di Ilaria, e anche i familiari di Miran Rovatin, cui parliamo sempre poco e che invece è un grande professionista oltre che una bellissima persona. Non sono qui per dirvi che io non sto mai fermo, in realtà sono venuto in possesso di una cosa che era mia e che erano i diritti di un libro che avevo realizzato molti anni fa, che si chiamava Orazione Civile per la Resistenza. Poi sono andato in giro, ho fatto 500 spettacoli e presentazioni in tutte le parti d'Italia. In questo lunghissimo viaggio in giro per l'Italia, dove ho recitato praticamente ovunque, dalla Benedicta a Mazzabotto, Sant'Anna, in tutti i luoghi, in Via Tasso, in tutti i luoghi dove sono morti i partigiani, dove sono morti civili che comunque erano in contatto con i patrioti, mi sono accorto che c'erano, devo dire, prima pensavo migliaia, ma poi ormai siamo, credo, nell'ordine delle centinaia di migliaia di storie, che man mano che passa il tempo stanno andando a morire. E sono storie piccole, grandi, o storie che attraversano una grande storia, piccole azioni, grandi epiche. Detto nell'Orazione Civile per la Resistenza, già c'erano circa 250 pagine in cui c'erano molte di queste storie. Però una volta che sono tornati i miei diritti, perché l'editore non distribuiva più il libro e quindi diciamo, era sostanzialmente fallito, un avventuriero, uno dei tanti avventurieri della galassia editoriale italiana, ho pensato di lanciare un grande progetto multimediale sulla resistenza, cioè qualche cosa che mancava nel nostro paese, cioè raccogliere tutte quelle storie, tutte, e dare a tutte queste storie in qualche modo vari spazi, vari luoghi, perché un unico libro è un libro, ma poi un film e poi uno spettacolo e poi una pagina Facebook che già ho aperto che si chiama Italia Liberata, Orazione Civile per la Resistenza, è già il primo titolo, Italia Liberata, è stata liberata da quelle migliaia di persone e anche da altre centinaia di migliaia di persone che hanno fatto piccole azioni, piccolissime azioni che poi hanno reso libero questo paese. Ho sentito la necessità, ovviamente, come penso tutti voi o molti di voi, per la situazione terribile in cui ci troviamo e cui il ritorno del fascismo è già una realtà. E ho pensato che solo con la resistenza, cioè con l'idea straordinaria della lotta di liberazione, potesse rappresentare una risposta precisa a quello che sta avvenendo. Mi sono accorto che tante persone, soprattutto giovani, non sanno e non conoscono nulla, per cui parlano semplicemente perché non conoscono la storia. Chi non conosce la storia tende poi a sbagliare, perché non conoscendo la storia non sa quello che è accaduto prima, che potrebbe accadere, o che forse sta accadendo, o potrà accadere nel futuro. Quindi, cosa fare? Ho lanciato questo appello e sono arrivati ad oggi, adesso mentre Luigi parlava, sono arrivati altre 4 mail di persone
comuni, ma non solo, che mi hanno dato delle storie, ma le storie partigiane non sono tutte uguali, no? Cioè, io sto cercando l'epica della resistenza, mi spiego bene così capite. Appena finita la guerra, negli anni successivi, era nato nel nostro paese un movimento intellettuale straordinario, Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Renata Viganò, cito solo così alcuni, lo stesso Bocca successivamente, cioè persone che avevano fatto la resistenza e che sentivano il bisogno di costruire dei libri o romanzi o di saggi che potessero racchiudere la loro esperienza. Beh, è un'esperienza diretta, un'esperienza di chi aveva vissuto quella esperienza. Ormai purtroppo, come sapete, l'anagrafica e il tempo non ci porta bene, per cui a uno purtroppo i partigiani, quelli che hanno fatto la resistenza, se ne vanno. E noi restiamo, che noi che non abbiamo fatto la resistenza, che però abbiamo sentito i racconti dei nostri nonni, dei nostri genitori, quindi abbiamo avuto la fortuna di sentire quello, siamo quelli che in qualche modo dovrebbero portare avanti qualcosa che non hanno vissuto. E questo è un po' almeno io sento questo, no? Il bisogno da una parte e la necessità dall'altra, ma anche la responsabilità e anche, diciamo, la concretezza di chi deve andare a cercare qualche cosa, che sono le storie che hanno fatto la grande storia, ma che però sono storie tutte raccontate, sentite qualcosa. La figlia di Cino Moscatelli mi ha mandato 350 pagine di suo padre, inedite, manoscritti, cose che sono sparsi in giù. Cioè, voi non sapete la quantità impressionante di cose che sono state scritte e che poi non sono mai state pubblicate per tanti motivi, perché ancora questa resistenza, ma chi se ne frega, no? Cioè, e questo non dare peso invece oggi è un baluardo. L'epica che sto cercando è la costruzione di una nuova epica della resistenza, cioè prendere tutto quello che è stato e portarlo ad oggi e forse a domani. Per fare questo ho bisogno che tutti, voi tutti, se le avete ascoltate, se le avete sentite, me le mandate, me le inviate e io prenderò tutto questo e cercherò di fare il meglio, cioè di costruire un grande progetto che possa essere il punto, cioè la resistenza parte da qui, non parte tanto dalla storia, dalla grande storia, ma parte dalle piccole storie, dalle piccole azioni degli uomini, dalle piccole storie delle persone che hanno dato la possibilità a noi di parlare. Quindi questo è quello che sto facendo, lo farò chiaramente nel 2019, ci vuole molto tempo e materiale tantissimo, andare a cercare, per esempio Tiziana Pesce mi ha scritto dicendo che ha ritrovato del materiale di sua madre inedito, e si può riscrivere la storia anche e soprattutto attraverso queste piccole cose, no? Che sembrano piccole ma che invece diventano grandi, sono piccole finché stanno rinchiuse dentro delle migliaia di cassetti, di biblioteche in giro per l'Italia, di cui tutti conservano gelosamente ma nessuno, no, le diffonde. Invece bisogna cominciare a leggere e rileggere. Allora, c'è una pagina Facebook, primo, e sono partito da lì perché è un luogo in cui è una comunità. Ho fatto un gruppo dove ci sono circa già 2000 persone e dove mi piacerebbe che lì dentro le persone cominciassero a scrivere e ad animare
questa idea. E poi ci sono i tanti iscritti alle ampi, ci sono i tanti antifascisti che possono naturalmente, spero, diciamo, animare con me questa storia. Quindi io vi ringrazio e diamoci da fare. Dobbiamo chiudere, nel senso che loro devono smettere di lavorare. Grazie a tutti di essere venuti. Alla prossima.